Buongiorno a tutti, sono Francesca Moro e sono la docente dei due corsi, uno sull'acquisizione e la didattica delle lingue e l'altro sulle lingue ereditarie delle nuove generazioni. Nel corso sull'acquisizione e la didattica delle lingue studieremo gli aspetti teorici e pratici dell'apprendimento delle seconde lingue, come quelle che studierete nel corso di mediazione linguistica. Insieme vedremo vari modelli teorici che mirano a spiegare perché sia così faticoso imparare una lingua in età adulta. Attraverso l'uso di dati autentici di apprendenti italiano come seconda lingua, scopriremo che tutti gli studenti di lingue passano attraverso fasi di apprendimento condivise e commettono errori comuni, come l'errore di genere, che sono spiegabili attraverso precise sequenze acquisizionali. Sul piano pratico dell'insegnamento, poi, confronteremo vari metodi, da una parte quello più tradizionalista e formalista, dall'altra il metodo comunicativo e i metodi più innovativi come quello umanistico-affettivo. Nel corso sulle lingue ereditarie delle nuove generazioni studieremo quegli individui bilingui che sono cresciuti in una famiglia in cui si parla una lingua diversa da quella del paese in cui vivono, che per loro poi diventa dominante. Per cui parlano la lingua ereditaria a casa in famiglia e la lingua dominante a scuola e sul posto di lavoro. Questi parlanti ereditari sono i figli o i nipoti degli immigrati di prima generazione e appartengono alle cosiddette nuove generazioni. Nel corso studieremo come le loro lingue ereditarie, il russo, il cinese, il malese, sono influenzate dalla lingua dominante e quali sono i risultati di questo particolarissimo percorso di acquisizione e di uso che caratterizza i parlanti di lingue ereditarie. Arrivederci a tutti e vi aspetto.